Ma nello scacchiere politico italiano cambia, che il Movimento 5 Stelle si è dimostrato per quello che era, tra l'altro l'ha detto anche lui, Luigi Di Maio, un partito dell'odio. Si sono resi conto che hanno in questi anni costruito tanta tensione, hanno complicato la vita a tanti di noi, perché con l'insulto, con l'odio hanno alimentato contestazioni. Adesso c'è bisogno di farsi carico di quello che il tempo chiede alla politica, di farsi carico responsabilmente di costruire proposte sostenibili e proposte che devono dare risposte non con l'assistenzialismo, ma devono dare risposte alla vita delle persone puntando su uno sviluppo duraturo. Se Luigi Di Maio vorrà misurarsi con la costruzione della forza politica che sta dentro questo, io credo che questa operazione potrà dare dei risultati, ma questa è una discussione che devono fare al loro interno.